Beh, oggi sicuramente giornata speciale perché sto aspettando che arrivi Andrea per poter registrare un video sulle nuove scarpe che si trovano qua dentro in questa scatola. Scatola che ci è stata inviata da Sport Time di Mantova che collaborerà con noi per le nuove recensioni qui sul canale. Più avanti vi spiego come funziona tutto, aspetto che arrivi Andrea, vediamo cosa ci dice. Apriamo la scatola, corriamo con lui e poi vediamo le sue prime impressioni di queste scarpe. Buongiorno Andrea, tutto bene? Ciao Max, tutto bene? Cosa stai combinando stamattina? Niente, fondamentalmente niente, sto cercando di capire se si vede la telecamera durante il video. Vabbè, ma non ti preoccupare, io alla fine ti inquadro, tu devi soltanto, come al solito, aprire questa nuova scatola e poi ci devi dire cosa c'è dentro. Quindi non devo guardare cosa c'è dentro? Ma puoi guardare, questo vedi tu. Aspetta, taglia. Anzi, lo puoi fare tipo alla Ben Hill, farlo andare velocissimo questo. Ma hai bisogno, hai per caso bisogno di avere un coltello? Te lo sei portato? Comunque sì, se vuoi farlo youtuber serio dobbiamo prendere tipo un tagliacar su Amazon. Non c'è Amazon Basic, un tagliacarte. Amazon possiamo prendere tutto qua. Mi sa che dopo non corro più, ma ho già fatto fuori tutta l'energia adesso. Oh! Aia, ho già visto la marca, adesso quindi devo far finta di niente. Ma secondo te sono scarpe uguali? Non si può sapere. Te lo dico dopo, aspetta, allora fammene tirare fuori una. Non ho scelto io il colore, Ok, quindi non saranno nere, mi stai dicendo. Allora, non sono uguali. Sono pesanti più o meno uguali, questa forse un pochino di più, vedo che è nera con la cosa dell'occhio, la suola sembra quella tipo delle Launch Ghost compagnia bella, non possono essere le Ghost 14. Non sono, è una scarpa che è appena uscita comunque. A sentire qua sembra la stessa trama della Ghost. Sai che non so se dirti che sono tipo delle glycerin qualcosa. Sono delle glycerin. Ah ecco, io le ho sempre chiamate glycerin, però in effetti era glycerin. E scusami, allora questa qua è con l'antipronazione e questa è la... Sicuramente. Ah top. Ah, e questa qua è quella che userai te. Fighe, belle. Direi Andrea, andiamo a farci una corsetta, poi dopo ci racconti un po' cosa ne pensi di questa scarpa. Ma guarda, intanto ti dico che è leggera, cioè non ho fatto fatica a dire che era una glycerin. Glycerin? Facciamo che io dirò glycerin sempre e te dirai glycerin. Questa roba del guide rail, sono curioso perché, dopo lo diciamo, va. La prima corsa con le Glycerin 19 GTS è andata bene, ora sto aspettando Andrea, lui ha corso invece con la versione normale e qui faremo l'intervista. Poi faremo una recensione dettagliata di entrambe le scarpe, ma onestamente oggi non abbiamo sicuramente il tempo di farla. Se peraltro arriveremo a 5.000 views, di sicuro faremo anche il confronto. A proposito, avevo promesso che avrei realizzato, arrivando a 5.000 views, ulteriori recensioni dettagliate. Stanno arrivando perché le abbiamo già girate nei giorni scorsi. Chiaramente mi farebbe piacere se vi iscriveste al canale e ci seguiste per fare in modo che poi possiate vedere ulteriori recensioni di scarpe e di tecnologia di cui parleremo nei prossimi giorni. Tra l'altro, secondo me è stata geniale la scelta di Brooks di cambiare il nome, le Trashend. GTS significa semplicemente A4, scarpa stabile per pronatori, ma l'acronimo vuol dire Go to Support. Il marketing direbbe che è raddoppiata l'offerta Glycerin, in realtà applaudiamo la scelta perché è così tutto più semplice per noi podisti amatori. Veniamo però semplicemente alle spec, le Glycerin 19 hanno un drop 10, 31 mm nel tallone,
21 mm di altezza nell'avampiede, la 19 normale ha un peso di 289 grammi per la versione maschile e 255 per quella femminile, mentre la GTS è leggermente più pesante perché pesa 303 grammi e 269 per la versione femminile. La differenza tra le due scarpe, a parte il peso, è solamente legata al guide rail presente sulla parte laterale, che consente un supporto migliore soprattutto a lievi pronatori, ma anche a chi eventualmente abbia una pronazione più elevata mentre corre. Per il resto, sia l'ammortizzazione, sia la tomaia, sia la suola sono tutte uguali, ma comunque ne parleremo in dettaglio durante il video. La mia prima impressione dopo la prima corsa è che questa scarpa sia davvero molto stabile, ma al tempo stesso, per chi ha una efficienza di corsa abbastanza elevata, vi consente comunque di correre d'avampiede e, secondo me, anche abbastanza velocemente. Metto qualche dato di RunScribe per farvi vedere, ma non credo di sbagliarmi, che si riesca a correre molto bene, sia che la scarpa sia molto stabile anche per un podista evoluto come me. Ma sono curioso, ne parleremo nei prossimi giorni, di sapere qual è la vostra opinione sulla variazione dell'angolo di pronazione grazie al guide rail di questa scarpa, di quanto secondo voi la correzione viene effettuata grazie a questo nuovo strumento. Prima di passare la palla ad Andrea, sappiate che questa recensione è stata realizzata grazie al supporto di Sporttime Mantova, che è un negozio che comunque vende scarpe Brooks e con il quale da qualche giorno collaboriamo. Se siete interessati per i prossimi 7-8 giorni, sappiate comunque che c'è uno sconto particolare che vi consentirà di comprare queste scarpe, ripeto, metto il link qua sotto, ad un prezzo relativamente scontato, e quindi avrete la possibilità di provarle senza davvero dover aspettare la presenza del nuovo video, che comunque arriverà sicuramente nei prossimi giorni. Andrea e il coniglio stanno arrivando, vediamo cosa combinano assieme. Io devo cercare di convincere il coniglio a saltare la scarpa. Nel frattempo vado a bermi un coffee per prepararmi per la prossima intervista. Ciao! Aggiungi scarpa alla corsa. Sì, a parte che poi sbaglio con a mettere i chilometri, perché c'ho altro chiodate, altra che c'ha dentro un botto di chilometri. Quindi... Andrea, allora stai aggiungendo su Strava la tua Glycerin? Sì, si scrive con la Y, vero? Sì, sto inserendo adesso glicerine 19. E cosa ne pensi dopo i primi 10 km, che comunque li abbiamo corsi sicuramente easy, però anche alla fine abbastanza spinti? Abbiamo fatto il primo test, diciamo. Allora, ti dico, è una scarpa classica, io lo dico sempre ormai con Brooks, infatti mi aspetto quel guizzo di genio anche da parte loro. È una scarpa super classica, appena messa su mi sembrava durissima, poi durante la corsa si è ammorbidita, adesso vedremo nelle prossime corse come si comporterà, se l'idea è che sia troppo dura oppure morbida come gli ultimi chilometri. E secondo te, hai provato anche nel mio giardino di casa le GTS, cosa ne dici? Soprattutto cosa ne pensi di questa scelta di scegliere dei due modelli normale a 3 e a 4? Guarda, io la premio, secondo me hanno fatto un'ottima scelta, anzi dovrebbero farla tutti. Sembrerà strano per noi che recensiamo scarpe, ma secondo me 4-5 scarpe per ogni marca, e fare prevedere la scarpa neutra e da pronatore con lo stesso nome. Primo, perché alla fine non impazziamo con i mille nomi che ci sono sul mercato, e secondo perché alla fine ho fatto due scarpe praticamente identiche e sai più o meno dove andare a parare. E che sensazioni ti hanno dato a livello di spinta e di comodità? Allora, diciamo che la scarpa è molto avvolgente, la tomaia è quella super classica di Brooks, quindi molto cicciosa, molto confortevole, molto, molto avvolgente, ripeto. Tanta schiuma, il problema di questa schiuma è che secondo me mi addormenta un po' il piede e non riesco a sentire bene il terreno quando corro. Se sicuramente a ritmi un pochino più alti sono riuscito a sentirla un po' meglio, però forse l'avevo già detto anche con la Brooks, è una scarpa che mi lascia un po'... non so come dirti, non mi fa fare la rullata come vorrei io col piede, ma è una corsa abbastanza impostata. Sicuramente faremo la recensione separata di entrambe le scarpe, però mi chiedevo a chi la consiglieresti brevemente, poi ovviamente arrivando a 100 km non credo che ci metteremo molto, ma
per chi la volesse comprare già adesso, a chi la consiglieresti? Ma guarda, secondo me è una scarpa da lenti di tutti i giorni, assolutamente la scarpa da riposo. Guarda, è una scarpa secondo me da, per chi pesa anche 80 kg, ma anche per persone che pesano 65-60 kg. Comunque, quando si fanno 14-16 km offrono una grandissima protezione e direi che fanno il loro sporco lavoro. Scusami, riaggiungo questa cosa. Questa qua è una scarpa che consigliamo ai tallonatori seriali, diciamo, quindi chi non ha un'ottima impostazione di corsa, che è un pochino più spinta in avanti, quindi di avampiede, e corre appoggiando prima di tallone, secondo me sono super adatte. Oppure chi ha appena iniziato a correre, perché comunque sicuramente lo sappiamo tutti, l'hai visto anche tu, siamo stati entrambi in sovrappeso quando abbiamo appena iniziato, quindi potenzialmente questa scarpa potrebbe essere fantastica. L'ultima domanda, Andrea, prima di chiudere la recensione, faremo un confronto completo tra Ghost 13 e Glycerin 19. Qual è il passaggio da una all'altra? Che cosa ti spinge a scegliere una piuttosto che l'altra? Se fosse... Proprio la grande domanda l'avevo capita, ma non saprei cosa rispondere. Sono due scarpe molto simili, farei fatica a scegliere tra una e l'altra. Per il mio modo di pensare la corsa lenta, forse andrei sempre sulla Glycerin, che mi offre più protezione, anche perché sono due scarpe che utilizzerei quasi esclusivamente solo per fare i lenti, quindi preferisco sempre un po' più di ammortizzazione rispetto che un po' più di dinamicità. Va bene, grazie Andrea, spero che vi sia piaciuto questo video. Con l'intervista doppia, ci vediamo alla prossima. Ciao Andrea, a presto. Comunque non è un'intervista doppia, perché ho parlato solo io e te non hai detto niente delle tue scarpe. Anzi, no, lo monti dopo. Sì, va bene, grazie Andrea, ciao alla prossima.